Allora, partiamo dal bicchiere mezzo pieno, siete ancora primi. Siamo ancora primi, purtroppo domenica c'è questa amarezza che potevamo allungare sulle altre vedendo i risultati delle altre, purtroppo non è stato così e sicuramente dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare subito alla partita dei Portogallo. Forse l'imbattibilità, che tra l'altro conteggiando la scorsa stagione era di 25 partite, poteva essere anche un peso in un certo modo, c'era anche paura di perdere, quindi magari poca volontà di offendere, di attaccare. No, paura di perdere no, sapevamo che prima o poi qualche partita la steccavamo. Sicuramente è arrivata e adesso dobbiamo guardare avanti senza guardare indietro e pensare subito al dopo. Al di là di un po' di sfortuna insomma, che c'è stata domenica, secondo te cos'è mancato al Verona, cosa avete sbagliato? Abbiamo sbagliato soprattutto essere più incisivi sotto porta, perché se parliamo del gioco abbiamo creato tanto e contro Rimini secondo me è formato da grandi giocatori. Sono di qui, se dopo il gol hanno rinunciato a giocare e si sono chiusi dietro. Purtroppo quando una squadra viene a Verona e si chiude dietro, le occasioni che creiamo sono tante. E poi sicuramente è un po' difficile, dai. Stai soffrendo il fatto che spesso gli avversari ti marcano quasi a uomo? Oramai sono diventato... No, siamo a parte gli scherzi. Vabbè, penso che sì, penso che quando una squadra, punto di gioco, che passa tra le palle tra me, sicuramente che quando vieni mi sono soffocato così è un po' difficile. Quindi adesso si va a Porto Gruaro, attesa una sfida importante, tra l'altro loro sono pochi punti sotto, ci saranno tantissimi tifosi, è un modo anche per chiudere il girone d'andata in testa. Speriamo di chiuderla bene, soprattutto con il supporto dei nostri tifosi che arriveranno sicuramente a migliaia. E sicuramente andremo lì con la testa giusta e trovare subito una partita difficilissima. Ascolta, nello spogliatoio state dicendo qualcosa a ste punte che non vogliono più segnare? No, è meglio lasciarli tranquilli che sicuramente arriveranno anche il loro momento.